Aspettiamo la collega Di Salvo per votare. Boccuzzi. Boccuzzi sta votando. Di Salvo ha votato. Ecco, dichiaro chiusa la votazione. Con 17 favorevoli, 472 contrari, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento 651, Molteni ed altri, con invito al ritiro, parere contrario di Commissione e Governo. Molteni. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto prendiamo atto che per mettere il bavaglio alla Lega avete dovuto contingentare i tempi di dibattito. Io credo che questo provvedimento meriti e meritava un approfondimento e un dibattito maggiore, e credo che dia fastidio il fatto che la Lega stia dicendo delle cose scomode rispetto a un tema, il tema della sicurezza, che dimostra questi voti come solo la Lega abbia a cuore questo tema. Faccio due considerazioni. La prima, mi rammarico che i parlamentari ex PDL, oggi Forza Italia e Nuovo Centrodestra, che 5 anni fa votarono con la Lega il pacchetto sicurezza del ministro Maroni e del ministro Alfano sotto il governo Berlusconi, oggi votino contro quel pacchetto che anche voi all'epoca avevate votato e avevate sostenuto. Questa è la prima considerazione. E la seconda considerazione mi permetta di farla nei confronti del Movimento 5 Stelle. Allora, il Movimento 5 Stelle, per essere chiaro, da un lato fa la battaglia politica con la Lega contro gli indulti mascherati e dall'altro lato afferma, come è stato affermato prima, che nei confronti dei terroristi e nei confronti di coloro i quali si macchiano dei reati di omicidio, la carcerazione preventiva è sbagliata. Ne prendiamo atto, rimane il dato di fatto che a questo punto deve essere chiaro a tutti che l'unica forza politica che si batte per tutelare i diritti delle vittime dei reati è la Lega. Fatte queste due doverose riflessioni, rimane l'emendamento. Con questo emendamento cosa diciamo? Diciamo tutto quello che abbiamo detto per l'emendamento precedente relativo all'omicidio volontario. Adesso chiediamo che possa scattare l'obbligo della carcerazione preventiva rispetto a quale altro reato? Al reato di violenza sessuale. Bene. Attendo il voto dell'Aula, attendo il voto soprattutto da parte di quei parlamentari e in modo particolare di quei parlamentari di centrodestra che nella precedente legislatura insieme alla Lega resero molto più stringenti le norme in materia di violenza sessuale. Ovviamente anche qua renderemo conto ai cittadini di quale sarà l'orientamento delle forze politiche e dei singoli parlamentari. La ringrazio, onorevole Molteni. Devo precisarle ovviamente che non c'è nessuna iniziativa della Presidenza per mettere il bavaglio a nessuno, ma lei sa perfettamente, essendo un deputato che è in aula da alcuni anni, che ad eccezione dei decreti legge, onorevole Molteni, sono contingentabili ed in particolare lo sono i provvedimenti segretabili a partire dal secondo calendario. È una norma regolamentare, non è un'iniziativa del Presidente, quindi diciamo. Questa, prego, onorevole Giorgetti. Sì, però è una norma regolamentare. I presidenti sono qui a applicare il regolamento. Chi mi ha preceduto ed io e tutti quelli che seguiranno, ovviamente. Grazie. Onorevole Colletti. Grazie Presidente. Noi, anche per spiegare il voto, come già spiegato, dell'emendamento precedente, ma anche di questo, che sono molto similari, innanzitutto la battaglia sull'indulto mascherato proposto dal ministro Cancellieri e dal PD è una